Signor Paolo Guerrini, lei sono più di 80 anni che abita qui, la sua famiglia dal 1730, siamo a Bagnacavallo, via Boncellino. Boncellino. Una cosa del genere si era mai vista? No, no, mai vista. Questo è l'incrocio della via Boncellino con la via Muraglione, che è questa. E questa la chiamavano strada di là dalla ferrata, perché dagli iscritti che sono nella parrocchia di Traversara, una volta non c'erano l'anagrafe, erano Certo. i parroci che andavano nelle famiglie e mettevano i componenti della famiglia, e quello ce l'ho anche scritto, non so che parroco fosse, però c'era lì, quello scritto lì, e risulta anche mio nonno, che aveva 9 anni. Però una cosa del genere neanche No, suo nonno l'aveva mai mai vista. sentito. A che altezza è arrivata l'acqua qui, secondo lei, nel suo appezzamento di kiwi? Al massimo? Là al massimo dico uno, cioè là nell'angolo saranno sui 2 metri. 2 metri. Due metri. Voi però tutti salvi, nessuno si è fatto male, No, nessuno ha avuto problemi. no, E i kiwi secondo lei si riprenderanno? Perché vediamo che sono un po' imbrattati, c'è no. paglia, c'è fango. Purtroppo sono imbrattati, che dico pure, ma penso che anche le piante nuove che ho messo hanno una voglia di sopravvivenza che è enorme. E allora È fiducioso. sì, sono quelli che mi danno la forza di restare, perché guardi, è una casa in montagna, ho detto abbandono tutto, andiamo là che c'è tutto che funziona, quindi. E poi torno, dico, fra 3 mesi chiamo la cooperativa San Biagio di Faenza, che ruspa Che ruspi e tutto. porta via E tutto. invece no, è ancora No. qui. Ha sistemato, sta sistemando. Sì. Sta sistemando. Sono quelli che mi danno la forza di continuare e di andare avanti. Quindi qui l'acqua è iniziata ad arrivare mercoledì 3 maggio al Al mattino, mattino, presto. alle 6:30 del mattino, mia nipote, che è quella del negozio di Traversara, andando appunto al negozio, percorre la via Muraglione. Quando è arrivato in fondo, ho visto l'acqua che tracimava, esondava dal fiume Lamone. Oggi siamo a una settimana di distanza quasi, e fino a quando è rimasta l'acqua nei campi qui? E dunque, ho Quindi perso il da conto. mercoledì un paio di giorni? Ah, un paio di giorni sicuramente. Un paio di giorni Non sicuramente. rischiano le piante l'asfissia radicale? È quello che avevo paura io. Adesso vedremo, vedremo, perché tutto questo limo che si è depositato lì, non lo so se le piante reagiscono Però al bene. momento sembra Al che momento abbiano un sì. bell'aspetto. Ci sono, non so su quale filare, che ha fatto dei cumuli di paglia, erba, paglia. Adesso io li ho visti ieri.